Ciao amici, come state? È ormai arrivato l'inverno, la stagione più fredda e buia dell'anno. Squaletto dice che ne ha le pinne piene. Sentirsi un po' giù di corda in questo periodo è normale e fisiologico. Le ore di luce diminuiscono, così come anche le occasioni di stare all'aperto. Si tende a rimanere in luoghi chiusi e a ripensare con nostalgia al passato. Una delle prime cose da fare per stare meglio è accettare il momento così com'è, godere del presente con i suoi doni e limiti. Anche l'inverno è ricco di sorprese. Oggi vediamo alcuni semplici consigli per affrontare la malinconia. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Uscite. Non fatevi scoraggiare dal maltempo. Da soli o in compagnia, ogni ora all'aperto è preziosa e fa bene al cuore e alla mente. 2. Annotate tutto. Scrivete le emozioni e quello che vi succede durante la giornata in un diario. Vi aiuterà a vedere le cose dalla giusta prospettiva, a godere delle piccole gioie e ad accettare il passato come parte del flusso continuo dell'esistenza. 3. Fate meditazione. Dedicatevi del tempo per liberare la mente dai pensieri disturbanti ascoltando della musica rilassante o semplicemente i suoni della natura, come lo scrosciare dell'acqua o il fruscio delle foglie mosse dal vento. Percepire il presente e il tempo che scorre aumenta la consapevolezza, come insegna la mindfulness che io insegno da tempo nei miei corsi di meditazione. 4. Dedicatevi del tempo. Riposare è importante per ricaricarsi di positività. Prendetevi un weekend per fare ciò che vi piace e per staccare del tutto. Non occorre andare in una costosa e lontana spa, si può fare in casa e in città. 5. Siate consapevoli. Non tentate di lottare contro la malinconia e non fate finta che non esista. Servirebbe solo a renderla più grande. Accettatela e osservatela senza paura. 6. State con gli altri, frequentate amici, create momenti di convivialità anche a casa. Cercate la persona giusta a cui confidare il vostro stato d'animo, parlarne con qualcuno vi alleggerirà e capirete che non siete soli. 7. Respirate. Fate esercizi di respirazione e praticate yoga o pilates o meditazione mindfulness. 8. Cogliete l'occasione. È uno spunto per dare impulso alla creatività. La malinconia è lo stato d'animo in cui le emozioni sono più amplificate. Provate a descriverle in un dipinto o in uno scritto o in una foto o anche in cucina. Con qualcuno o tutti questi consigli potrete scacciare la malinconia e tornare sereni. Per vedere tanti altri video sul benessere e la crescita personale è facile. Iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche. Andate a vedere la playlist sulla crescita personale, è la mia preferita del canale. Per sostenere il mio progetto di divulgazione di salute naturale, abbonatevi al canale. Avere cura di benessere interiore e umore è utile anche per i vostri amici. Condividete questo video, può essere utile. Vivi consapevole e vivi meglio!